Ciao a tutti. Il 9 CNC uso altro firmware GBRL 1.1H, vecchio GBRL era 08C, e vi presento modalità di scaricare e da installare in microcontroller. Per questa entro a questo indirizzo. Io faccio un po' di più per farsi vedere tutta la pagina di desktop, così, e c'entro a questo indirizzo, costicnc.etre firmare 01 zip, scarico refare firmare 1 zip, vado qui e mostra nella cartella. Refirma 01, faccio clic destra, extract all, extract. E in questo modo io ce l'ho due cartelle, deci refirma 1 che è comprimata e questa che è decomprimata, che o apro, deci nu aprite questa zipata comprimata, questa decomprimata. Vado qui. E qui ce l'ho due programmi. Perché? Adesso perché io ho saldato i pin a modulo, non posso cambiare i file per girare i motori in contrario. Per questa ho fatto perché i motori, quando i compro, sau in genere, questi tipi di motori non girano la stessa direzione quando tu gli dai sequenza per girare. Uno gira verso sinistra, uno gira verso destra. Per questa ho fatto due programmi, in caso che assa Y invece andare sopra quando facete Y plus va sotto, caricate secondo programma. Vi faccio un esempio. Deci, noi adesso facciamo clic a questo programma Run e io sono connettato a COM3, però faccio un USB, togli USB e metto USB per essere sicuro COM3. Descrivo COM3, COM3 e do Enter. Lui adesso lui si carica, come vedete qui, ma anche la vedete come si vede bene come si carica il Arduino. Dopo che si è caricato, vedete qua scrive OK, così. Adesso possiamo andare a aprire din applicazione app qua, apriamo Gcode Sender. Quando facciamo connect, lui adesso è già connettato perché io ho già messo un settings COM3 9600, però vedete che il nuovo programma GBRL lavora per 11.000 115.200 bauds, numai per 9600. Io adesso se vado un control panel, invece vedere scritta GBRL, quella che sapete voi che esce sempre, vedete che esce questa scritta che non rappresenta niente. Per questa andiamo di nuovo in settings e cambiamo velocità di baud a 115 2200 115.200 e facciamo un disconnect e un connect e adesso vediamo che la nostra scritta è GBRL 1.1 questa scritta. Ok. Adesso facciamo movimenti, un po' di movimenti non so di più, facciamo un po' di movimenti a macchina. Non so come faccio, vedo che è un po'. Perché sera non si vede, va bene, lasciamo così. Entriamo in control panel,
giaseam un control panel, ei făceau un moviment, deciam un po' lungo, l-am fat 100, che significa 10 cm, ei făceam a destra 10 cm, vedeți că macchina se move. 10 cm. Facem a sinistra, lei se move 10 cm. Si facem da cui di meno, macchina se move di meno. Diciamo 1 e 1 mm. Deci adesso macchina, vedete, se move 1 mm. Va bene. Guardate tutorial avanti perché vi presento dopo altre cose interessanti. Arrivederci.